sai che penso? Che l'ultima volta che ci siamo visti era quel famoso evento in cui tu a un certo punto hai iniziato a palleggiare di testa con Dybala. Era un po' di tempo fa, e cioè, nel senso, nel frattempo io ho cambiato casacca, tu hai cambiato casacca, per fortuna Dybala non l'ha cambiata. Però no, non voglio chiederti del passato, ma del futuro e delle sfide nuove. Una su tutte, come si rilancia un marchio che ha una storia gloriosa, ma ha passato anche dei momenti un po' incerti? Ma stiamo provando a posizionare il marchio, intanto posizionarlo fra la gente, perché poi il posizionamento del marchio è qualcosa che decide la gente e che decide la qualità del prodotto e del servizio che tu proponi alla gente, no? Adesso va di moda, quando vedi i business plan di tanti amici, tante persone che magari stanno facendo una startup, un'attività, no? Business plan che non stanno in piedi, e loro ti dicono: no, ma noi ci posizioniamo alti, no? Vendiamo nell'high-end, no? E quello è il sogno di tutti, no? Poi è la gente che dà un valore, è la massa che dà un valore al tuo prodotto, no? E quindi decide a quanto tu puoi posizionare quel prodotto e a quanto puoi vendere. Con Motorola siamo in una fase in Europa, perché in altri paesi Motorola, diciamo, ha sempre tenuto bene, in Sud America, in America soprattutto, e quindi in Europa siamo in una fase proprio di quasi di startup col marchio, no? Il marchio era un po' ben conosciuto, ben noto, quindi agli ultra trentenni ancora noto, mentre ai giovani quasi sconosciuto, e abbiamo voluto posizionarci da subito con una gamma molto forte, molto bella, molto ampia e profonda, quindi una gamma che va dai 129-139 euro fino ai 600 euro per i telefoni tradizionali, e poi abbiamo invece voluto richiamare l'iconicità del marchio con il lancio del primo Razr 4G dell'anno scorso, con tutti i problemi che ci sono stati, il Covid, il lockdown, tutte queste cose, e in parte continuano ad esserci, e adesso con il lancio del Razr 5G, che invece posiziona allora sì veramente il prodotto nella stratosfera, un posizionamento molto alto, il prodotto in assoluto per me e qualche telefono l'ho visto, dal design più bello e più innovativo e più accattivante, e l'unico con il doppio schermo esterno, quindi che ti permette di lavorare anche con lo smartphone chiuso, di accedere addirittura ad 8 applicazioni, di fare tante cose, e lì veramente è un passo forte, perché l'impennata nelle vendite e nella tecnologia c'è sempre quando cambia un form factor, no? Quindi il televisore a tubo che diventa piatto impenna le vendite e la voglia di cambiamento, no? Quando hai qualcosa di molto più compatto rispetto a quello che c'era prima, quando i telefoni sono diventati touch, no? Allora tutte queste cose portano, voglio dire, la voglia della gente di, magari anche se non ne ha la necessità impellente, ma di cambiare, no? Perché la forma fa tanto. Ecco, il Razr sicuramente è qualcosa che va in quella direzione. Tra l'altro, ragionavo su questo fatto, cioè se mi guardo indietro, Motorola è probabilmente con Nokia l'unico marchio che c'è sempre stato nella mia vita, sia professionale ma anche personale. E forse proprio per questo l'ho visto cambiare pelle tante volte. Cioè, negli anni 70-80 era l'azienda che ci ha insegnato a comunicare senza fili, poi negli anni 90 ci ha fatto capire che si poteva avere, vuol dire, un form factor più piccolo, più tascabile. Nel 2000 ha anche dato quell'aspetto un po' fashion a questo prodotto. Quello che ti voglio chiedere è: oggi cos'è davvero Motorola? Cioè, rispetto a quella prima Motorola degli anni 70-80, in cosa è rimasta coerente e in cosa invece è cambiata ed è un'azienda completamente diversa? Ma è rimasta, diciamo, coerente per quello che è la capacità di creare, di innovare nel mondo degli smartphone, perché Motorola ha una storia, ha una capacità di ricerca e sviluppo, di innovazione, di cura del design, di attenzione ai particolari, e quella c'è, voglio dire, no? Quella, tanti colleghi sono ancora quelli del Razr del 2000, quindi di conseguenza hanno veramente un'esperienza, un bagaglio tecnologico molto molto importante. Quindi oggi la Motorola è un'azienda che in Europa si sta riproponendo quasi da zero, ma che ha comunque delle basi fortissime non solo nella propria storia, ma nella capacità tecnologica e di innovazione. La novità rispetto a quella Motorola è il gruppo Lenovo, no?
il limite di Motorola è stato quello di, nel cambiamento dal telefono tradizionale allo smartphone, di andare, voglio dire, in mani che non avevano intenzione di sviluppare l'hardware in sé, no? Ma quindi di lavorare più sul software, sui contenuti, sui brevetti, sulla ricerca. E parlo di Google, che oggi è, voglio dire, il nostro partner indiscusso e che ci permette di dare, voglio dire, un prodotto di una qualità e con dei servizi unici, no? La novità, come dicevo prima, è l'appartenenza al gruppo Lenovo, quindi un gruppo di assoluta capacità di sviluppo, molto forte, con un fatturato importante e che permette agli smartphone di Motorola di inserirsi in una soluzione di mobility unica, quindi notebook, tablet e smartphone Motorola. Ne hai accennato prima, torniamo sul tema dei pieghevoli perché... cioè, un tema che piace, poi è anche molto dibattuto. Fra i nostri utenti c'è chi li considera il futuro, chi invece li definisce molto belli ma poco utili. Ora, ovviamente non ti chiedo cosa ne pensi tu, perché come responsabile europeo di Motorola non puoi che parlarmene bene, no. Ti faccio una domanda un po' differente, e cioè, qual è secondo te il livello di maturità dei pieghevoli? Cioè, stiamo vedendo già dei prodotti maturi o questo è solo un antipasto, un piccolo aperitivino, il bello deve ancora venire? No, dipende cosa intendiamo col termine maturo, no? Tante volte col maturo, diciamo, è un eufemismo per dire vecchio e quindi per dire in disuso, no? Mentre qui stiamo parlando di un prodotto che è tutt'altro che maturo da quel punto di vista lì, no? Voglio dire, è un bambino appena nato e come tutte le nuove creature può avere dei limiti, ma dei limiti, voglio dire, che si vedono risolti in un brevissimo lasso di tempo. Basta guardare i nostri due prodotti, per non parlare della concorrenza, ma noi abbiamo già due prodotti pieghevoli, il Razor 4G dell'anno scorso e il Razor 5G appena lanciato quest'anno, e c'è un abisso fra i due prodotti, no? È migliorata la qualità dello schermo, è migliorato il processore, è migliorata la durata della batteria, è migliorata l'usabilità dello schermo esterno grazie anche a quella collaborazione con Android, quindi all'arrivo di Android 10, come dicevo prima, che ti permette di utilizzare una serie di funzioni dalle esterno, quindi non solo la praticità, la velocità e la comodità, ma banalmente il problema della batteria. I telefoni pieghevoli e sottili hanno una batteria da circa 3000 mAh che non ti permette di avere la durata dei 5000 mAh, delle 48 ore, di queste cose, per cui necessità di consumarne meno, e quindi con lo smartphone chiuso ne consumo meno. Se faccio il 40-50% delle mie funzioni, tipo rispondere a un messaggino, a uno WhatsApp, accettare la chiamata, annullare la chiamata, a smartphone chiuso capisci che non devo aprire uno schermo da 6 e oltre pollici per andare a vedere le immagini, quindi un consumo e una riduzione di batteria. Oggi è una questione di capire quali sono le esigenze del consumatore. Io, fossi un produttore, non lancerei un solo telefono pieghevoli, no? Perché vuol dire che tu sei cieco e non vai a vedere quali sono le esigenze. Secondo me i ragazzini giovani, giovanissimi, che non hanno problemi di spazio, non hanno problemi perché magari hanno la cartella, lo zaino, stanno tanto in casa, stanno tanto fermi, sono quasi sempre collegati al wifi, no? E hanno bisogno di grandi schermi, hanno bisogno di batterie super potenti, allora per loro creiamo una gamma di telefoni tradizionali ai quali diamo sempre un vantaggio diverso da quello di avere la maneggevolezza e la piegabilità. Però sicuramente c'è un mercato di chi si muove, di chi vuole il telefono anche molto aspirazionale, molto stylish, con un design nuovo, quasi da far vedere, no? Da dire anche ho il miglior telefono, il telefono più nuovo che c'è sul mercato. Ecco, allora c'è un mercato anche per quello. Poi sicuramente chi cerca la performance all'estrema potenza, allora può prendere l'Edge o l'Edge Plus, che ha sicuramente delle performance migliori, però è un telefono tradizionale, rigido, più pesante, più ingombrante. A proposito di performance, io vorrei toccare con te il discorso del 5G. Lasciami dire che secondo me è una tecnologia di cui, e mi ci metto dentro anch'io, noi come categoria di giornalisti abbiamo parlato presto, troppo presto. E secondo me il rischio quando inizi a parlare troppo presto delle tecnologie è che non vengano capite fino in fondo, ma non tanto come tecnologie, come utilità. Allora la domanda che ti pongo è: quanto tempo dovremmo attendere affinché questo 5G sia più consistente, più
percepito più utile dalle persone? Allora, questo è concordo pienamente, è un risultato, un effetto della globalizzazione. No? Oggi noi abbiamo parlato da subito di 5G tutti, perché? Perché abbiamo delle aree del mondo, pensiamo alla Cina, pensiamo alla Corea, pensiamo all'Asia in genere, dove il 5G è arrivato molto prima che in altri paesi, l'Europa, l'Italia, e quindi di conseguenza siamo stati costretti, no, a parlare di 5G, e costretti anche perché in una globalizzazione con dei prodotti che devono essere globali, il 5G è entrato, voglio dire, nei piani dei produttori di elettronica, quindi era necessario parlarne. Poi c'è una famosissima pubblicità che quelli soprattutto della nostra età si ricordano, che diceva provare per credere, no? E allora sarà lì, no, il momento in cui la gente, no, il consumatore capirà qual è il beneficio del 5G, perché noi giustamente possiamo parlare di latenza, possiamo parlare di banda, possiamo parlare di facilità nell'utilizzo, però oggi io penso che in una città con una buona copertura di 4G la gente comunica, gioca, chatta, va nei social e sia mediamente più che soddisfatta della frequenza e della latenza della banda. Il 5G sarà qualcosa di super innovativo, il 5G sarà delle applicazioni B2B che non abbiamo mai visto, ma anche nel consumer, il 5G entrerà nelle case, il 5G diventerà un'alternativa addirittura alla fibra in alcuni punti dove ci saranno le coperture ottimali. Oggi noi abbiamo una missione importante col 5G, abbiamo già una gamma importante di telefoni 5G e abbiamo lanciato il primo PC 5G al mondo, no? Per cui è anche lì il primo PC pieghevole, oltretutto, no? Quindi con due punti chiave che, richiamando quello che dicevo prima, no? Contraddistinguono Motorola, ma contraddistinguono anche Lenovo, no? Oggi noi cosa vogliamo fare con il 5G? Siamo consci, soprattutto in Italia, in Europa, in particolar modo in Italia, che c'è un po' di ritardo sullo sviluppo del 5G, questa emergenza sanitaria ne creerà di ulteriore, questa bagarre politica che c'è fra, diciamo, produttori e fornitori di infrastrutture che si sta sviluppando, noi ne siamo fuori perché non facciamo infrastrutture, però comunque rallenterà ovviamente lo sviluppo nei paesi dove questa bagarre c'è, però ormai di 5G bisogna parlarne e di 5G bisogna fare in modo che la gente possa provare per credere. Quindi noi cosa stiamo facendo? Stiamo mettendo il 5G dovunque. Stiamo mettendo il 5G anche quasi come una commodity, no? Non vogliamo creare lo stesso modello come fa qualcuno 4G e 5G. Vogliamo che la gente abbia la funzione 5G, poi stai in campagna in un posto dove ancora non c'è lo disability, no? Vai magari a Milano dove copre, o Roma, o città dove ci sono coperture, e hai la possibilità di provarlo e di testarlo. Quindi lo mettiamo, diciamo, quasi come fosse compreso nel prezzo, no? Ci sta. Senti, vorrei chiudere con un mio ricordo personale. Un po' di tempo fa, tanti anni fa, ho avuto la fortuna di intervistare Martin Cooper, l'ingegnere di Motorola, che di fatto è considerato il papà della telefonia mobile. Io mi ricordo di avergli chiesto come si immaginava il telefono del futuro e che lui mi rispose: guarda, non te lo so dire, non so dirti che forma avrà, come sarà fatto, però posso dirti che sarà sempre più importante nella comunicazione, e non solo nella comunicazione personale, ma anche nel business, nell'educazione, nella sanità. Col senno di poi dico che non poteva darmi visione più lungimirante. Certo, d'accordissimo. Io ti dico, ho visto proprio nella mia esperienza, che non è millenaria, ma voglio dire in questi 15-20 anni di cui mi occupo di elettronica e di telefonia, ho visto proprio un'evoluzione nell'utilizzo del telefono prima e dello smartphone poi, no? La gente prima vedevi la gente col telefono vicino all'orecchio, poi hai visto la gente iniziare a mandare foto, diciamo, e scrivere messaggi di testo, poi abbiamo visto ragazzi che comunicano solo con i video e quindi completamente non usano neanche più la tastiera. Quindi c'è un'evoluzione nell'utilizzo dello smartphone, ma perché? Perché lo smartphone va sempre di più a coprire, voglio dire, a supportare il consumatore nella loro nuova esigenza quotidiana, quindi sempre di più nel lavoro sicuramente, sempre di più nella scuola, nella formazione, anche poi dal punto di vista della sanità. Io già
7, 8, 10 anni fa, ho fatto con, ad esempio, l'ospedale di Garbagnate, un progetto di, diciamo, telemedicina. Quindi curavamo a distanza, quindi le persone che non erano ospedalizzate, però grazie agli smartphone e ai tablet potevamo avere il dato, voglio dire, in tempo reale. Quindi il medico poteva decidere cosa fare, dove fare, quindi con dei sistemi di allarme, di allerta e quant'altro. Adesso stiamo pensando tutti alla scuola digitale, no? E anche lì poi, lì va detto, non è solo per l'Italia o quant'altro, servono degli investimenti importanti, no? Io oggi dicevo, parlavo con un amico e dicevo, guarda, la palestra di mia moglie fa le lezioni di danza, di ginnastica, adesso non so bene cosa sia, ma in collegamento video attraverso uno smartphone, no? Mia figlia è a casa da scuola perché ha un leggero raffreddore e non può partecipare alla lezione perché non esiste, nonostante in alcuni abbia una scuola digitale e tale, ma nessuno ha pensato di mettere una telecamera sulla che inquadri la lavagna il professore per dare anche ai ragazzi che, indipendentemente dall'emergenza sanitaria, ma sono a casa da scuola per un giorno, la possibilità quantomeno di assistere. Experience. Magari senza interagire, il secondo step, il terzo step sarà quello di farle interagire, no? Però oggi sappiamo tutti che tante volte purtroppo il privato è molto più avanti del pubblico. Allora parliamo tutti di progetti 4, 8, 12.0, no? Ogni volta metti al punto zero un numero sempre più grande e poi invece ci lasciamo, voglio dire, dal punto di vista del sistema paese o del sistema Europa, non è una critica all'Italia, è un sistema in genere, ci lasciamo superare tante volte dall'imprenditore privato che capisce qual è la necessità vera e mette a disposizione della sua necessità per risolvere il problema la tecnologia. E la tecnologia è sicuramente lo smartphone. Oggi lo smartphone ci permette di fare tutto, di fare veramente qualsiasi cosa e diventa veramente quasi una terza mano, no? Per cui anche lì l'importanza del form factor, no? Alla tua domanda, qualcuno dice la prossima evoluzione saranno gli ologrammi, no? Ci sono, sono disponibili come tecnologia, poi sarà una tecnologia applicata. Ora, quando potrà succedere una cosa del genere, quanto saranno grandi i telefoni nel futuro, è più una risposta da ingegnere che io non ti so dare. Ti dico che io il primo schermo pieghevole, addirittura neanche su un telefono, montato su un apparecchio a mola, l'ho visto 12 anni fa. No? E oggi stiamo vedendo, dopo 12 anni, il primo. E quello era già funzionante, era già perfetto, no? Poi ecco, l'industria deve applicarlo, deve testarlo, deve renderlo funzionale, deve renderlo fruibile e deve fare in modo che l'esperienza sia buona, se no rischi di lanciare una tecnologia troppo presto e di ucciderla perché poi il consumatore non ha una buona esperienza. Va bene, allora ti do l'appuntamento al prossimo caffè, non 12 anni, volentieri. Molto meno, mi auguro, per vedere se quando le tue previsioni erano a fuoco. Quando vuoi, magari qui ancora in questo bell'ambiente che abbiamo creato, che è Spazio Lenovo, proprio perché molto buone le paste, che non hai ancora toccato. Non ho ancora toccato per una questione di, diciamo, di differenza di peso fra me e te, mentre il caffè l'ho apprezzato volentieri. Grazie Carlo. Grazie a te. Grazie. Ciao, a presto. Ciao.